Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in iscrizione troverai il sito internet mio personale rinascere.net dove trovi tutte le informazioni su quello che posso fare per te e scegliere la soluzione che preferisci. Perché alcune ragazze fidanzate ti mandano segnali di interesse? Amico mio, questo capita perché le ragazze, anche se sono fidanzate, rimangono comunque ragazze e quindi tendono consciamente o inconsciamente, quindi volendo farlo apposta o non volendo farlo apposta, a mandare segnali alla persona che reputano attraente. Rimangono comunque donne, femmine, desiderose comunque di un partner, anche se ce l'hanno, così come gli uomini fidanzati comunque tendono a far vedere, a meno di essere molto molto bravi, l'interesse verso una ragazza, perché comunque l'attrazione c'è sempre e non rimane tra due persone che si sono scelte, ma può crearsi e poi venire con la testa, logicamente, eccetera, eccetera, bloccata anche con persone che non fanno parte al momento della loro relazione. Quindi ci sta che una ragazza, anche se fidanzata, trovi in te quelle caratteristiche che cerca, che ti rendono interessante ai suoi occhi e lei manifesti interesse. Poi è solo interesse manifestato, è solo un potenziale via libera nel caso fosse single, ma siccome non lo è, lei logicamente si obbliga a rimanere fedele. E va bene così, insomma, ci mancherebbe altro. Ovvio che non bisogna essere tutti fedifraghi e tradire chiunque. No, se hai scelto di stare con una persona, di avere un partner, è giusto rispettarlo. Però è normale che il corpo, anche se non vuoi, ti fa vedere se c'è feeling, affinità, eccetera, eccetera. Così come un ragazzo, ribadisco, che magari è fidanzato e si trova particolarmente bene a parlare con una ragazza, è chiaro che gli sfuggirà qualche piccolo segnale di interesse, come il fatto di essere molto curioso sulla sua vita, chiacchierare con lei, magari toccarla in un posto ovviamente safe, insomma far vedere tutte quelle cose che normalmente io direi sono segnali di interesse. Perché? Perché tu tendenzialmente sei interessato a lei come controparte femminile, cioè il tuo corpo riconosce che dall'altra parte c'è una persona che potrebbe interessarlo e infatti manda un segnale di interesse. Questo però ovviamente viene tarpato, viene chiuso, viene bloccato dal fatto logico che ho la ragazza, non posso fare questa cosa ed è giustissimo. Però sai, siamo esseri umani e il nostro corpo parla. Un altro motivo è che la ragazza è ai ferri corti, è stufa, si sta guardando intorno e quindi sonda il terreno, valutando appunto in maniera questa volta conscia di mandare segnali a possibili ragazzi che potrebbero interessarle. Quindi non è in buona fede, ma in malafede, cioè è ancora fidanzata, ma comunque si butta avanti, ti manda segnali. Questo potrebbe accadere appunto per prepararsi prima di lasciare la persona. So che è una cosa brutta da dire, ma parliamoci chiaro: sia i ragazzi che le ragazze è possibile che si guardino intorno prima di scaricare la persona che attualmente sta con loro, per un discorso di paura di rimanere da soli, una cosa che non mi vergogno a dire, ho fatto anch'io in passato quando ero alle prime armi, perché la paura di rimanere single era tanta, poi mi sono abituato e ho capito che era una cosa brutta che non si fa, non solo per fare dispetto alla persona, ma anche perché è da sfigati avere paura di stare single. E quindi cosa fa? Va in giro, magari non lo fa apposta, ma quando capita di trovare la persona con la quale sente particolare affinità, fa vedere che è potenzialmente interessata per vedere come reagisce quella persona. Se denota che il ragazzo potenzialmente ci sta e magari è single, lei si fa un attimo due pensieri, dice ok, costi benefici, sto tanto bene con il mio ragazzo attuale, sono in rotta, sto litigando, c'è qualcosa che non va, vabbè, lo lascio, vado su quello che sono sicuro è già interessato. Ultimo punto, hai visto male i segnali, non ti ha mandato nessun segnale di interesse, ma semplicemente una ragazza espansiva. Spesso lo dico e l'ho trattato in diversi video, molti di voi scambiano segnali di simpatia, fake, segnali di interesse per vero interesse, quando la ragazza banalmente è solo molto espansiva, molto sorridente, chiacchierona di compagnia e tu subito pensi: ah, è interessata. No, hai visto male tu, non è interessata. Lei è fedele, contenta e vuole solo essere percepita da te come una persona aperta, simpatica, gioviale, quello che vuoi. Quindi non è un segnale di interesse, ma sei tu che hai visto male. Quindi occhio e impara bene che cos'è un segnale di interesse. L'ho spiegato in altri video. Vi ricordo come sempre che se voleste essere aiutati da me per le vostre situazioni o imparare a saperci fare meglio con le ragazze, qua sotto in iscrizione al sito rinascere.net trovate tutti i miei servizi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.